Al Malsevisi Mattini, quarta giornata del girone di Serie D, 4-3-3 per il Follonica Gavorano, 4-3-1-2 per il Foligno, arbitra lo spezzino Matteo Mori. Il match si accende già al 12° quando gli Umbri battono un calcio di punizione con Peluso. L'occasione si trasforma però velocemente in un contropiede per la squadra di casa che Giustarini finalizza in gol al culmine dell'azione, Follonica Gavorano 1, Foligno 0. Passano appena 3 minuti che i maremmani battono un calcio d'angolo con lo Sicco. Coccia, di professione terzino, sale dalla difesa ed è pronto al tocco decisivo in rete in direzione della porta avversaria, Follonica Gavorano 2, Foligno 0, quando scocca il 15° minuto. Al 39°, ancora su corner battuto dallo Sicco, Ampollini, anche lui salito dalla difesa a dare manforte ai compagni, chiama alla deviazione, ancora in angolo, il portiere avversario Folignate. La prima frazione di gioco in pratica finisce qui. Al rientro in campo nel Foligno non c'è più Chiavazzo, al suo posto Valentini, ed è proprio il nuovo entrato a scoccare al 47°, verso la porta del Follonica Gavorano, il primo vero tiro del Foligno di tutta la partita. Sul capovolgimento di fronte è quindi Mugelli a fallire per la squadra maremmana, un'occasione propizia, tu per tu con il portiere avversario. Comincia intanto la girandola delle sostituzioni che porta nel Follonica Gavorano Berardi, Rosati e Fontana a rilevare Trovade, Mugelli e Tascini. Al 67° i tifosi del Follonica Gavorano protestano per questa trattenuta ai danni di Giustarini, che a propria volta era stato messo in moto dallo stesso Rosati, l'arbitro lascia correre. 4 minuti dopo, nelle fila del Foligno, dentro Mercuri e Olivia al posto di Belli e Amadio, poi sono i padroni di casa a cambiare Arduini con Rosini. All'80° un fallo su Fontana permette allo Sicco di battere un calcio di punizione secondo schema, palla a Rosati, che confeziona la rete del 3-0 per il Follonica Gavorrano. La partita va in archivio di lì a poco, senza altre grandi emozioni aggiuntive.